Su Rai 1, non perdetelo. Massimiliano, Massimiliano Pani, grazie davvero Massimiliano per essere qui. Ma grazie a te. Eccolo qua, il 1° dicembre è uscito l'album Tutte le migliori, uno speciale cofanetto che contiene i migliori duetti e le canzoni di Mina e Celentano che hai prodotto tu insieme a Claudia contiene Mori. Contiene il primo disco, sì, che... quello del 98, quello che fu un grandissimo successo, poi questo qua nel 2016 e un altro disco ancora dove c'è un pezzo di Mina, un pezzo di Celentano. Sì, io ho fatto la parte artistica, cioè del primissimo e poi questo secondo, mentre Claudia ha fatto soprattutto la parte... Di Adriano. No, proprio quella di marketing, di robe dove è la numero uno in quelle robe lì. Senti, tu hai arrangiato prodotto artisti come Mina, Celentano, De André, hai collaborato con Giorgia, con Fausto, con Anna Ox, con Renato Zero, e però hai esordito a 16 anni come compositore. Sì, io dando un dolore a mio padre incredibile, verso i 12 anni gli ho detto papà, voglio fare il conservatorio, io voglio studiare musica. Lui mi ha detto, ma so drogarti, fare delle robe normali, con una madre cantante, un padre attore, ovviamente la notizia era ferale per lui. E invece poi si era assegnato e io ho cominciato come compositore, sì, solo come autore di canzoni. E hai firmato due successi presenti in Attila, no? L'album di tua madre. Sono che... i primi due pezzi Sensazioni e il vento, sì. che erano... E poi ho cominciato a lavorare con Piero Cassano, di Mattia Bazar. Abbiamo fatto tante cose insieme in quegli anni lì. Io ero ragazzino e lui mi ha insegnato molto come autore. Senti, tu hai detto di tua mamma, con cui lavori da più di 30 anni nel suo management, ti occupi del marketing, ma anche dei suoi arrangiamenti. Sì, io faccio la parte musicale. La parte musicale. Hai detto che è la più grande donna che tu abbia mai conosciuto, che mi sembra un complimento bellissimo fatto da... Guarda, è sicuramente... Guardate tutte queste foto che ti ritraggono con mamma e papà. È sicuramente una persona che ha un punto di vista delle cose formidabile. Cioè, a volte dice una cosa e ci penso e dico, è perfetto, perché non ci ho pensato io? Perché è proprio avanti. E in questo è simile ad Adriano, cioè sono due completamente diversi, ma che hanno una visione della vita diversa. Sono fuori tempo, sono sempre avanti, in un tempo successivo. Diversamente, ma vedono le cose e le interpretano a modo loro. Senti, se siete d'accordo, voglio vedere chi dice no, ci godiamo queste immagini che vogliamo dedicare a Mina, che a quest'ora magari non ci guarda, ma insomma glielo direi tu, con molto affetto, dedicate a Mina, prego. Signori... Mina! Tu canta. Io canto. Che è sempre una gran bella cosa. Grazie. Sei grande, sei una fagottata di roba, sei. Bravo, bravo, bravo! Non stonare che me ne accorgo, eh. Una piccola cosa vorrei dirla, buonasera a tutti, grazie di essere qui, sia in sala che davanti ai televisori, basta, ho finito. Parole, soltanto parole, parole tra noi. Non ti ricordi hai tutte quelle canzonissime? Io sono sempre stata una sua grande ammiratrice. Infatti nel mio primo concorso ho cantato una sua canzone, dai, in mia stanza, e ho vinto. Beh. E ho conosciuto Giorgio Calabresi che poi mi ha avviato in questo bellissimo. Quanti saremo hai fatto dopo? Quanti ne hai fatti dopo? 11, anche 11. Tutti ci no, metti. No, perché invece 11 sono tanti. Guarda che ti sono borsate in lo testa. Lo devi dire 11 perché sono tanti, devi dire. Allora, in questo cofanetto tutte le migliori ci sono, come hai detto, duetti e alcune fra le canzoni più amate sia da Mina che da Celentano. Sì, ci sono i due progetti che loro hanno fatto insieme e poi un disco che invece, esatto, ha i grandi successi dell'uno e dell'altro. Il disco fatto insieme è appunto la ripubblicazione di Mina Celentano del 98, che sì, un grandissimo successo. E queste foto che invece abbiamo messo sono di Mina e Celentano, ma dovremmo avere anche un video che abbiamo loro dedicato in occasione dell'uscita appunto del cofanetto. Prego. Dico, dobbiamo fare
fare una cosa insieme, lo sai? Insieme? Sì. Sì. Cosa facciamo? Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Grazie ragazzi, salve ragazza. Ciao ragazzo, ma scusa, come ti sei combinato? Mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere. È acqua marcia. Adriano, ma cosa fai? Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e sono tristi perché non sanno di tutto che ho. Che storia pazzesca. Posso farti la domanda da fan proprio, no? Ma come sta tua mamma? Sai che tutti si chiedono perché non torna. Io penso che abbia fatto semplicemente una scelta ormai evidente di vivere una vita. Ma sai, quello che ti dicevo prima, lei ha capito certe cose prima degli altri. Prima che sì. Ha capito che stava cambiando la televisione, ha detto: vabbè, ma se queste commerciale. Cose non si possono più fare, faccio altro, si è messa a fare i dischi. Lei sta benone, fa quello che le piace fare. Dicono tutti che sia molto allegra, felice, che si diverte molto. Sì, lei ascolta tantissimo, legge, scrive. È vero che ascolta tutti i dischi che le mandano tutti i ragazzi? Riceviamo più di 3.000 CD l'anno e quello lì è un lavoro che le fa piano piano, quotidianamente. Ascolta. E ascolta tutto? Ascolta tutto. E tutti gli anni dentro ci sono delle cose belle in questi cestoni pieni di pezzi che arrivano sia da professionisti che da dilettanti. Non dirò una cosa originale, ma devo dire che la sua assenza è una presenza clamorosa, insomma, è anche un'idea geniale, insomma. Ma lei dice che non ce la fa più, dice accendo la TV, sono dappertutto. Vabbè, allora togliamola, se no la facciamo arrabbiare. Ma anche tu hai fatto tanta televisione, eh? No, io l'ho fatto, cantato, un po' nei ritagli. Hai cantato, anche fatto il cantautore. In verità io ho capito lì che dovevo fare i dischi agli altri. Guarda perché c'è un video. Lo so, infatti. Hai fatto un video? No, ci sarà un... Vuoi che non abbiamo? Vuoi? Hai fatto? Io non lo sapevo, a mia insaputa. No, non lo so, me l'ha detto Mattano. Mattano ha fatto un video? Ha detto sì. Negli archivi Rai. E guardiamolo allora, dedicato a Massimiliano Pane. Già ho paura. Massimiliano, vuoi iniziare tu? Tu sei l'estasi di qualche... Non è stato forse perfettissimo? Con insegnare vera in panchina. Come compositore di canzoni ho iniziato da ragazzo, le prime cose avevo 16 anni. Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Viaggia assieme a noi attraverso il corpo umano. Massimiliano Pani. La prima immagine sembrava la pubblicità di un istituto tricologico con tutti quell'extension di capelli. Siamo fatti così, l'hai scritto o la cantavi? Non ho capito. No, l'avevo scritta. L'ha scritta lui. Perché per un periodo faceva.